sponsor ufficiale Coppa delle Università. Per tutti gli amici del campionato universitario, 10% di sconto. Per la terza giornata del girone F delle Coppe Università, primo match di giornata tra il Real Madrid e la C2A, partita in questo istante con un tiro direttamente dalla battuta da parte dei ragazzi della C2A. Palla riconquistata intanto dai ragazzi della C2A. Franco Filippo allarga a sinistra, Donna Maria con il numero 7 allarga per Clerici, dai vai 3-2, ancora Donna Maria, Mr. Fantastic che la mette giù, se rifitte il destro al lato. Bella azione personale di Mr. Fantastic Donna Maria, un po' sfortunato nella conclusione. Rimani concentrato perché c'è stato questo affondo della C2A chiuso da Unternare. Cosa c'è dal colpo di testa? La respinta di Frederick Bona con la 4, mano 52. Di richiamo. Fred Special. La conclusione traversa qui di Unternare. Grande il tiro. Donna Maria. Allarga a destra, Lorenzo a cercare Clerici, Clerici esce Bona. Poi adesso lì Marazzi, Marazzi la conclusione, Bona di piede. Donna Maria, allarga tutto a destra in fuori di Castella, il palo esterno. Calcio di punizione, gol 1-0, sblocca il punteggio con questo calcio franco, la formazione della C2, ci avevamo un po' chiamato. Ma come dicevi te, Marazzi è uno dal piede caldo. Dammi che minuto? 19:30. C'è questa rovesciata al lato. Per il Real Madrid. No, è giusto perché il fallo è chi fa il ponte. Palla dentro, attenzione, Crota! Trova a destra, conclusione, risponde ottimamente Franco. Attenzione Gisen! E qui Franco su, la zona non è finita, la palla che resta lì. Tira un fuori l'area che non c'è secondo me. Mirabella viene, qualunque qualche mano per Donna Maria, la conclusione! Mister Fantastic! Eh sì, te l'ho detto che le nostre critiche l'avrebbero stimolato a Mister Fantastic, ha allungato subito la gamba a cercare l'angolino. E comunque rimane in ombra nonostante il gol, rimane in ombra. Si può fare la tripletta. Guarda il tocco sotto, respinto qui, cosa ha sbagliato Marazzi, ma l'1 10 per lunga l'azione, il sinistro in mezzo, sporca l'azione. Fuori, Ale! Okay. E ci penso io, guarda come fa finta di niente, fa finta di andarsene. E se ne va. E se ne va. La conclusione! 3-0! Marazzi show! Adesso sei contento? 12:50. La partenza del Real Madrid scivola però. Ho visto bene la Nicola. L'ho visto male perché infatti era quello che dici tu. Dago Crota! Cross al centro e c'è l'autorete qui. Mirabella. 2-1? No, 3-1. Siamo giunti ai minuti di recupero, quindi possiamo dirle anche ufficialmente. Anzi, finisce in questo istante il match, ricordo il punteggio, C2 3, Real Madrid 1, a C2 ai preliminari delle università. Siamo qui per il Real Madrid con Frederick Bona, l'altra sconfitta. Squadra che sembra giocato bene e mancata un po' in fase d'attacco. Sì, non ce l'abbiamo fatta segnare, abbiamo avuto le occasioni perché non sono mancate, poi ci sono state, siamo stati bravi e basta, ci hanno puniti, come visto che sia. È un po' l'andazzo di tutto il torneo del Real Madrid, sì. Magari che parte bene poi. Se si pensa anche alla prima partita che lì potevamo fare punti. Ma zio, non ce l'abbiamo fatta però. È il calcio. È l'ultima vostra partita, l'esperienza del campo universitario vostra, cosa ne pensi? Beh, è stato bello, forse. Non lo so, è stato molto bello, organizzato bene, complimenti anche a voi, grazie per voi. L'anno prossimo vi aspettiamo allora? Se ci siamo, perché no? Okay. Ciao Fede. Ok, grazie, ciao. Siamo qui con The Man of the Match, Marazzi della C2, una grande doppietta da sua, ma l'importante è innanzitutto la vittoria. Sì, una grande doppietta, potevo farne 6, potevamo farne molti di più, non soltanto io, ma anche Clerici piuttosto che Mirabella, abbiamo sbagliato tanto, ci è andata anche bene. Perché abbiamo un portiere molto molto bravo che ha fatto un paio di parate importanti,
dovevamo chiuderla prima, però l'importante è che siamo passati da quello che noi avevamo, cioè ci eravamo programmati di fare. Il ciclo Fazio oggi è un po' lezioso, però secondo me è una squadra che dimostra di esserci e che quindi può ancora dire la sua anche nella fase di eliminazione diretta. Ma mi avevi intervistato 2 settimane fa e mi avevi chiesto proprio una cosa simile. Io avevo detto che avevo visto ottime squadre, ma nessuna mi sembrava superiore a noi, lo continuo a pensare. Penso anche che noi purtroppo sottovalutiamo le partite che magari guardando su internet piuttosto che vedendo le partite proprio quelli con cui andiamo a giocare sono magari sulla carta un po' debolucci, quindi le sottovalutiamo e facciamo queste partite un po' così e così e ci chiudiamo nel finale. Però sicuramente quando incontreremo quelle bravi, quelli bravi o perdiamo male oppure vinciamo. Beh, ci trovo che secondo me ha fatto anche un po' frutto di queste 9 partite fino ad ora, quindi può ancora dire la sua e magari essere un po' la sorpresa del torneo. Infatti, oggi mancava Ciampini, che è uno dei calciatori di grande, senza voler togliere nulla a te, a Donna Maria e agli altri. Sì. Sì, io intanto chiedo scusa, sto parlando un po' a fatica, ma sono stanchissimo perché non sono più abituato a giocare a calcio, quindi faccio fatica e sono stanco. Sì, ci mancava Ciampini, è un buon acquisto, come siamo tutti quanti bravi in questa squadra. Sicuramente c'è bisogno di tutti per arrivare comunque più in alto possibile. Noi siamo contenti di come stiamo andando. E facciamo un grosso in bocca al lupo allora all'aceto per il proseguo. Grazie, scusate per come ho parlato. Q-Pizza, sponsor ufficiale, Coppa delle Università. Per tutti gli amici del campionato universitario, 10% di sconto.